da sempre una persona di sinistra. Di sinistra, sinistra, PC, Partito Comunista Italiano, PC, PC. Questo sono io. Parliamo di Antonio Bassolino, visto che la par condicio non detta ancora tempi e modi della campagna elettorale e la parentesi giudiziaria è argomento superfluo da trattare, considerate le 19 assoluzioni in altrettanti processi, parliamo di chi al momento si è rubato la scena politica napoletana. Se finanche Catello Maresca è arrivato a dichiarare che sarebbe andato ieri a sentirlo in piazza, non fosse stato avversario per le amministrative di ottobre, lo si può affermare senza timore di smentita. In Piazza Carità 500 persone sono intervenute per ascoltarlo in un comizio elettorale come non se ne vedeva da oltre un decennio segnato dalla paura di contestazioni da parte dei politici sempre più orientati a ricercare il consenso in cinema e sempre più ridotti spazi al chiuso. La piazza l'ha sfidata proprio chi 10 anni fa, dalla piazza, fu uno dei primi ad allontanarsi. Anche se lui poco lo ricorda nei suoi resoconti sul web, erano gli anni della presidenza della regione Campania, non quelli d'oro del comune di Napoli, non gli anni del G7 e di piazza del plebiscito chiusa al traffico, ma quelli dell'emergenza rifiuti. Se ci sono stati degli errori vanno superati, ma che conti adesso per il futuro no? Bisogna essere molto chiari su questo punto, quali sono le responsabilità di Bassolino? La magistratura l'ha scagionato. Però i rifiuti c'erano a terra. E quindi è colpa di Bassolino? In quali anni c'erano i rifiuti a terra? In tanti anni. Non si assolve del tutto rispetto a quell'esperienza, ma l'esperienza che ha fatto il Comune di Napoli è stata straordinaria. Dal palco Bassolino parla per circa un'ora davanti a un pubblico non proprio di primo pelo, togliendosi diversi sassolini dalle scarpe, soprattutto nei confronti del PD. Tanti volti noti del ventennio bassoliniano, tra ex assessori, dirigenti di partito e personaggi della cultura. Ma saranno i giovani, dice, quelli che lo affiancheranno nella lunga corsa elettorale e nel dopo, in caso di vittoria e di ritorno a Palazzo San Giacomo. Diverse generazioni e giovani, ragazze e ragazzi che dovranno stare al mio fianco e se ce la facciamo al mio fianco anche per guidare la città.